Sì, dai, ciao. Signori, allora ciao, questo è il mio secondo appuntamento col mio programma che ho fatto ancora giorni fa, la seconda puntata del mio programma La notte va veloce. Il programma dura circa 29 minuti e su questi 29 minuti ve ne farò sentire circa, in questo caso, 11. Quindi ragazzi, La notte va veloce, il mio programma, ovviamente, che ho registrato ancora giorni fa. Ciao raga! Dimmi anni, c'è sempre freddo, ma rispetto alle gelate, ai famosi giorni della merla, non ci siamo proprio, non ci siamo proprio. Quindi è un tempo abbastanza stabile, addirittura potrebbero rialzarsi le temperature per settimana prossima, per fine settimana prossima e molto probabilmente per le settimane che avverranno, ok? Quindi è un tempo che fa abbastanza i capricci, è un tempo che non so, tira il pallone in acqua e non lo va a prendere. Questo è un esempio stupido, quindi tira il pallone in acqua in mare e non lo va a prendere. Quindi è un autunno, è un inverno che non c'è. Cioè, l'inverno comincia a farsi vedere, diciamo, poi però a livello di pioggia neve non c'è. Okay? È un esempio un po' scemo quello che ho fatto. Tira il pallone nell'acqua e non lo va a riprendere. È un esempio un po' stupido, ragazzi, lo so. Forse non c'entra niente. Beh, che discorsi. Se io vado in panificio a prendere il pane, ovvio che dico vorrei un cacciavite per abitare. È ovvio, no? Comunque, signori, a parte queste battute, questi scherzi, io ora preparo il caffè, perché ovviamente a colazione si beve il caffè, però tanti a colazione non bevono caffè, ma mangiano le uova, questo è vero, soprattutto tutto i tedeschi, gli americani e non solo. Beh, qualcuno ovviamente può fare colazione all'una di pomeriggio, no? A tra poco! Ragazzi, sempre questo momento che ho sete, un po' di acqua. Sete, raga, sicuramente è merito, o merito o colpa della pista. Sono le 2:14, tanto ragazzi, io prima delle 4, 3:30, 4, non dormo perché sono abituato a prendere sonno tardissimo, quindi forse sulle 2:30 più o meno circa, un po' prima, un po' dopo vado a letto e magari ascolto un po' di musica se ho voglia, dipende se mi fa voglia, magari, però non è detto, forse anche no, dai, deciderò dopo. Vabbè, comunque, a parte questo ragazzi, voi come state? Voi state bene? Non so chi sentirà questo mio programma, La notte va veloce, però è un programma che cercherò di fare al meglio. A tra poco! Soprattutto si scrive con 8 T.
male, mi sembra di sì, che si scriveva 8T, soprattutto, ok? Oggi vi farò imparare due parole. La prima parola è giovedì, che scrive G-I-E-V-E-D, giovedì, ok? Giovedì. Quindi ragazzi, non è difficile, non è assolutamente difficile. Giovedì, e noi lo sottolineiamo, ok? Avete capito come si scrive? Semplicemente, giovedì, giovedì è la parola, è il giorno della settimana che sta, no, che sta, no, ma ripeti, dimmi che sta, bene, no, che sta, forte, ma cosa dici forte? No, che sta nella settimana? No, che sta nel mezzo, giovedì, ma dai. So che è tardi, scusate signori, scusate ragazzi, ma sono un pochino ignoranti questi. Ah, come un pochino, ma tanto. Allora, giovedì, dai, che vado veloce, signori. Ragazzi, ascoltatemi, ho poco tempo. Allora, ragazzi, giovedì. Ma ora vi farò vedere come si scrive la nostra seconda parola di questa mia seconda rubrica, seconda volta, magari. Non lo so se ci sarà ancora, signori, ragazzi, ok? Giovedì, la prima parola è giovedì, e la seconda parola comodino. Allora, guardate, sonno, sì.
Sono le 2:22 di notte, pensate che tardi. Bevo ancora un goccio di acqua, un po' di acqua. Ho una sete stasera. Ho una sete, raga. Una sete veramente incredibile. Allora, signori. Allora, signori, ciao. Spero che vi sia piaciuto questo pezzettino del mio programma La notte va veloce. Noi ci vediamo alla prossima puntata, o alla terza, o alla quarta, o non si sa quando, con La notte va veloce. E chissà che non registro la versione integrale. Chissà. Il tempo è scaduto, raga. Vi ringrazio. Lasciate qualche commento se volete, se potete. E noi ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi. Grazie ancora.